Violenze e attentati hanno segnato la campagna elettorale in Messico, dove ieri si è votato per il rinnovo della Camera dei Deputati. Dei primi risultati, il partito del presidente Obrador otterrebbe tra 190 e 203 seggi, perdendo quindi la maggioranza assoluta. Ma è la criminalità il problema che affligge il paese. Da settembre una novantina di politici uccisi, quasi tutti per mano dei clan del narcotraffico. Passato e presente si fondono nella storia degli orti farnesiani, un angolo di grande bellezza.